Eccola la Maddalena penitente dipinto di Antonio Canova, ritrovato e riportato all'antico splendore grazie a un minuzioso e meticoloso lavoro di restauro. Si può ammirare la gipsoteca nei 200 anni dalla morte del grande artista in un suggestivo allestimento che mette a confronto due Maddalene canoviane. In qualche modo rappresenta lo sfogo nel paese natale dell'artista che ha il trionfo a Roma, il suo studio a Roma, e quando viene qui nei limiti degli spazi e anche in fondo della sua stessa creazione, della sua stessa visione, dipinge. Quindi la pittura si conviene al Canova di Possagno e la scultura si conviene di più invece al Canova di Roma. È bello vedere come l'artista mantenga alcuni brani e come queste due opere riescano ad entrare in dialogo. Entrambe ci fanno vedere quello che è il dolore, il pathos, però anche la naturalezza e la femminilità di questo soggetto biblico. È un orgoglio enorme poter rivedere qui questa Maddalena penitente, questo dipinto che è stato fatto proprio dalle mani di Canova all'interno della sua casa, che noi custodiamo gelosamente e che verrà restaurata durante quest'anno. Regione in prima linea, inserendo anche il bicentenario canoviano nel cartellone dei grandi eventi culturali del Veneto. La Regione quindi ha voluto, anche da un punto di vista dell'impegno diretto, dare la propria partecipazione e sostegno al sistema degli eventi manifestati. Manifestazioni canoviane, ben sapendo che qualificano poi l'offerta intera di un territorio e rappresentano quindi un valore aggiunto per il Veneto nel contesto sia locale ma anche in un contesto nazionale e internazionale.